Gli infissi in alluminio fanno condensa? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Questa è una domanda tipica che viene fatta sugli infissi in alluminio. Mi viene sempre un pochettino da sorridere perché la condensa non può essere creata da un materiale, ma è un fenomeno fisico, è l'umidità relativa presente nell'aria che si va a depositare in un punto più freddo. Ecco, un punto più freddo può essere un infisso, soprattutto se è un infisso di vecchia generazione senza taglio termico, oppure potrebbe essere un muro, se magari c'è una colonna di cemento armato che non è stata isolata, oppure potrebbe essere un davanzale passante, quindi il marmo che è sotto la finestra che dal fuori arriva dentro. Dentro, quello si comporta quasi come un radiatore di una macchina, un materiale che conduce tanto, quindi quello sarà un punto freddo, è il più probabile di condensa. E quando può avvenire questa condensa? Quando l'umidità relativa, in inverno principalmente, perché anche se l'umidità relativa alta in estate non crea questi problemi, è talmente alta da superare il punto di rugiada. Ecco, io ti voglio spiegare questo in questo video. Se fai un infisso in alluminio taglio termico, fatto come si deve, senza ponti termici, quindi vuol dire montato a regola d'arte, con un controtraio termico, senza banchina passante, senza canarina in alluminio, con un cassonetto isolato, con tutti gli accorgimenti che servono per avere un isolamento uniforme, è impossibile avere condensa, o meglio, è impossibile avere condensa con un'umidità relativa che ti consente di vivere la tua casa in maniera confortevole, che vuol dire stare attorno al 50-55% di umidità. Questa è un'umidità giusta che crea un'aria non troppo secca, che un'aria troppo secca è quella che avevamo nelle case negli anni 80, dove dovevamo mettere il deumidificatore sul termosifone per poter mettere un po' di umidità nell'aria, altrimenti si seccava la gola. E allo stesso tempo 50-55 non è troppo umida, l'aria troppo umida è qualcosa che dà fastidio all'apparato respiratorio. La condensa che poi svilupperai sui muri, nelle finestre, dappertutto, è il minore dei mali, perché vivere in una casa con 65-70% di umidità è da matti a livello proprio di salute fisica. Per tutte queste cose, scelta degli infissi, della posa in opera, stare attenti alla condensa, ho creato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi per aiutare tutte quelle persone che magari sono lontane dalla Bisacchi e quindi non possiamo servire direttamente. Puoi andare su www.blogbisacchi.it e saperne un po' di più. Se hai un servizio del quale vorrai approfittare, richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.